chi pensa seguendo gli stessi schemi non si allontana da quello che è la massa. Quindi avere un'apertura mentale verso quelle che sono le tecnologie, vedere nuovi orizzonti, vedere anche nuove potenzialità, permettono comunque di scoprire anche quelli che sono, avere le visioni che portano poi nuove innovazioni, nuove informazioni, nuove possibilità e anche nuovo business. Oggi con i ragazzi di MOL abbiamo approfondito, o meglio abbiamo fatto prima una introduzione a quello che è l'Internet of Things, da dove nasce, perché è così importante, un po' le varie tappe evolutive che ci hanno portato ad avere oggi a disposizione uno strumento per l'industria 4.0, ma anche nella vita quotidiana di ogni persona, degli oggetti, delle tecnologie che si chiamano appunto i gemelli digitali. Abbiamo preso sulla superficie alcuni concetti che ci permettono di capire l'importanza che possono avere, quali sono i vantaggi e perché vale la pena approfondire questi oggetti.